È la crema perfetta per ogni tipo di torta e prepararla è semplicissimo. Ovviamente sto parlando della crema diplomatica. È una delle preparazioni base della pasticceria e non è altro che un'unione tra crema pasticcera, panna montata e un pochino di gelatina per stabilizzarla. Ideale per mille foglie, bignè, ma anche da servire come dessert al cucchiaio. Super cremosa e delicata. Iniziamo! Prima di tutto prepariamo la base, che sarebbe la crema pasticcera. Quindi iniziamo a mettere il foglio di gelatina in ammollo in abbondante acqua fredda e mettiamo da parte. E iniziamo con il procedimento classico della crema pasticcera. Verso il latte in una pentola insieme agli aromi. Io aggiungo del limone grattugiato, ma se vuoi puoi mettere anche solamente la scorza e poi rimuoverla a fine cottura. Io comunque la metto grattugiata perché mi piace sentire molto il sapore di limone. E la vaniglia, poi porta sul fuoco. Intanto unisci ai tuorli lo zucchero e l'amido di mais. Mescola energicamente con una frusta. Che profumo! Una volta arrivato a bollore, versa una parte nel composto di tuorli e mescola per stemperare. Ora versa il composto stemperato all'interno della pentola. Riporta sul fuoco e cuoci a fiamma dolce, continuando a mescolare per non farla mai attaccare, mi raccomando. Versa la crema velocemente in un contenitore freddo. Aggiungi la gelatina ben strizzata e mescola velocemente. Poi copri con pellicola e lascia raffreddare. Il suo nome deriva dal dolce chiamato diplomatico, che è composto da pasta sfoglia, pan di Spagna e crema diplomatica per l'appunto. Spesso la crema diplomatica viene anche confusa con la crema chantilly, ma la crema chantilly, quella vera, è francese ed è fatta solamente con panna montata, zucchero e vaniglia. Inoltre hanno un utilizzo differente. La crema diplomatica, cioè la crema chantilly italiana, viene utilizzata maggiormente per farcire dolci e torte, ma anche utilizzata per dolce al bicchiere, mentre la crema chantilly francese viene utilizzata con il sac à poche per decorare. La panna montata va inserita come ultimo ingrediente nella crema pasticcera dopo averla fatta raffreddare a 35 gradi. Mi raccomando però a non montarla troppo, altrimenti rimarrà grassa in bocca e cambierà il suo sapore. Posso inserire la panna in più riprese nella crema pasticcera con l'aiuto di una frusta. Dovrei ottenere una crema bella lucida e spumosa. Ed ecco pronta la mia crema diplomatica. Io la servo in una coppetta con della frutta fresca. E tu di solito come la utilizzi? Fammi sapere nei commenti. Ah, e se non la utilizzi subito, puoi conservarla in frigorifero per massimo 2-3 giorni coperta con pellicola alimentare. Ora non mi resta che assaggiarla. Fantastico, è buonissima anche così mangiata al cucchiaio. Fammi sapere nei commenti quali sono le prossime ricette che vorresti vedere. Ciao!